Salve a tutte! Nella mia ricerca di scialli semplici da lavorare ho trovato questo modello di scialle ferri che si può lavorare con qualsiasi tipo di filato utilizzando dei ferri grandi, come ad esempio il 10, il 12 o il 15. Ho scelto di utilizzare un ferro 10 ed un filato, diciamo relativamente sottile, in questo caso è un misto lino e viscosa. Iniziamo la lavorazione montando 3 maglie sul ferro. Una, due, e 3. Lavoriamo sempre in modo molto morbido, senza tirare eccessivamente il filato. Allora, il primo giro si lavora in questo modo. Facciamo un diritto, poi un aumento nella maglia centrale, quindi lavoriamo un diritto normale senza far scivolare il punto. Andiamo sul retro del punto in questo modo e lavoriamo di nuovo un diritto. Come vedete, abbiamo 2 maglie. A diritto anche l'ultima maglia. Ecco qua. Passiamo al secondo ferro, lavoriamo di nuovo tutto a dritto facendo 2 aumenti nelle 2 maglie centrali. Quindi un diritto, facciamo il primo aumento. Lavorando prima davanti e poi dietro la stessa maglia, sempre a diritto. Di nuovo un aumento nella maglia successiva, un diritto senza lasciar scivolare il punto. Andiamo dietro, infiliamo il ferro e lavoriamo di nuovo un diritto. A questo punto si fa scivolare il tutto. Ultima maglia a diritto. Sul secondo ferro avremo 6 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vedete la lavorazione com'è larga? Questo è perfetto per uno scialle estivo, ma anche per uno scialle lavorato in mohair per l'inverno. Allora, a questo punto della lavorazione non dovremmo far altro che ripetere questo ferro che inizia con una maglia di vivagno passata senza lavorare, un aumento come abbiamo fatto prima, quindi la seconda maglia la lavoriamo a diritto sia prendendola davanti che prendendola dietro. E poi la sfiliamo. Adesso lavoriamo i 2 punti a diritto che abbiamo in successione. Nel penultimo punto facciamo di nuovo un aumento, quindi un diritto preso davanti, un diritto prendendo la maglia dietro. Sfiliamo e lavoriamo a diritto l'ultimo punto. Lo scialle si continua lavorando ripetendo questo giro. Facciamolo di nuovo con una maglia passata senza lavorare, un aumento, quindi un diritto lavorato normale.
poi passiamo dietro la stessa maglia, lavoriamo di nuovo un diritto e abbiamo la nostra maglia in più. Adesso lavoriamo a diritto le maglie che troviamo sul ferro prima delle ultime due. Quindi in questo caso abbiamo 6 maglie, lavoriamo questi 4 diritti. 1, 2, 3 e 4. Gli ultimi due punti andranno lavorati, il penultimo con l'aumento, quindi un diritto senza lasciar scivolare la maglia, passiamo il ferro dietro, lavoriamo di nuovo un diritto e otteniamo il nostro aumento a diritto l'ultima maglia. Voltiamo il ferro successivo, si lavora allo stesso modo. Quindi una maglia di vivagno, la passiamo senza lavorarla. Nella maglia successiva facciamo l'aumento. In pratica faremo gli aumenti in ogni seconda maglia di ogni ferro e nella penultima maglia. Si lavora a diritto finché non rimangono due punti sul ferro. Arrivate alle ultime due maglie, facciamo il nostro aumento e una maglia a dritto come ultima. Ve lo faccio vedere per l'ultima volta, tanto ormai avrete capito benissimo com'è la lavorazione di questo scialle non facile, ultra facile. Allora passiamo la prima maglia senza lavorarla, facciamo un aumento nella seconda maglia, lavoriamo a dritto finché non arriviamo alle ultime due magliette. Quindi eccoci qua, lavoriamo la penultima maglia facendo il nostro aumento, quindi lavorando la prima sul davanti e poi sul dietro della maglia e l'ultimo punto a diritto. Ecco qua. Una volta che abbiamo raggiunto la dimensione che preferiamo del nostro scialle, passiamo a chiudere le maglie. Naturalmente la chiusura sarà quella solita, fatta in modo molto morbido, in modo da non tirare troppo le maglie finali. E lavoriamo in questo modo. Lavoriamo al dritto la prima maglia, al dritto la seconda, vedete, senza tirare troppo il filo. Prendiamo la maglia precedente e la cavigliamo alla seconda. Lavoriamo di nuovo a dritto e accavalliamo la precedente su quest'ultima. Lavoriamo in questo modo, chiudendo tutte le maglie, finché
non avremo completato il ferro. Mi raccomando, lavorate molto morbidamente. Ecco, c'è l'ultima maglia da chiudere. Tagliamo il filo. Infiliamo la nostra codina nell'ultima maglia rimasta. Stringiamo. Ed abbiamo così concluso il nostro scialle. Lavorazione di questo scialle sviluppa molto in larghezza. Come potete vedere, in quanto gli aumenti si effettuano ad ogni giro. Quindi non è la classica forma triangolare che abbiamo in molti scialli con una punta molto pronunciata, ma abbiamo uno scialle che sviluppa molto in larghezza. Quindi sarà ottimo anche da arrotolare, per esempio, intorno al collo, perché avrà delle ali lunghissime rispetto al vertice. Bene, anche stavolta abbiamo terminato. Vi rimando al prossimo video tutorial e vi auguro buon lavoro. Ciao a tutte da Lilla.